Siamo in diretta con il programma Scegliere, Scoprire, Sorprendere. Io sono Anna Crecco, buonasera a tutti. Ciao Terry, in redazione, Terry Melani. E con me questa sera c'è un grande artista, sì, un vero artista. Io sono anche emozionata. Abbiamo con noi Tito Schipa Junior. Buonasera Tito. Buonasera, mi devo emozionare anch'io? Penso di no, eh. No, davvero, non so se sarò all'altezza anche perché la tua arte è, come ho già detto, una vera enciclopedia. Complimenti. Un sacco di cose, forse non fate troppe, diciamocelo anche, perché è anche un limite, sai, non è proprio un pregio. Aver fatto troppe cose mi ha fatto divertire molto nella vita, ho fatto sempre quello che ho voluto, però... Non è un paese dove se cambi in continuazione target o bersaglio sei molto riconosciuto, anzi, paga molto di più fare sempre la stessa cosa, è esattamente il contrario di quello che ho fatto io. Ma forse pagherà in modo, diciamo, superficiale, ma non nel modo invece migliore, che è quello della soddisfazione interiore, anche se si percorre ovviamente un percorso, ecco, impervio, è fatica, però l'arte, quella vera, è diversa da quella che magari può essere più facile, quindi le soddisfazioni sono diverse. Tu hai fatto delle opere meravigliose, sei un figlio d'arte, tra l'altro. Ecco, una cosa mi viene così da chiedere: quanto ha influito essere figlio del grande Tito Schipa e come hai capito di avere questa dote? Influito è un discorso controverso, perché intanto devi calcolare che lui era come un nonno generazionalmente, la differenza d'età era molto forte. Quanti anni c'erano di differenza? C'erano 59 anni di differenza, quindi insomma puoi capire. E quindi non solo, ma poi in Italia, mentre io ero un adolescente, lui era già espatriato, potremmo dire esiliato, non era piuttosto già dimenticato in questo paese, perché questo è un paese che dimentica molto facilmente. E quindi dire di essere figlio di Tito Schipa, quando io ho cominciato a lavorare, non voleva dire quasi niente, credimi, tranne in alcuni ambienti dove invece sì, certo, contava qualche cosa, ma possiamo dire che c'è un balance perfetto, cioè tra il negativo e il positivo, si azzerano completamente. Non ho avuto nessuna conseguenza esteriore, interiore sì, certamente, perché mi sono trovato con, nella mia vita, nel mio ricordo, nella mia cognizione, un maestro di livello assoluto, questo sì, sul modo proprio di essere nel lavoro che fai, questo cioè, sicuramente, quindi lì è tutto positivo. Visto che abbiamo iniziato parlando del tuo papà, vogliamo ascoltare una sua canzone? Certo. Guarda, su Oltretutto Radio, il martedì mattina c'è un programma che si titola La voce del padrone, e spesso vanno appunto le canzoni di tuo papà. Io le ascolto molto volentieri, perché poi tra l'altro a me fa questo effetto, mi emozionano moltissimo, perché mi ricordano le voci della mia nonna, dei miei genitori, quando per casa canticchiavano queste canzoni. Era un bel tempo in cui questo tipo di musica, questo tipo di vocalità, questo tipo di sapienza esecutiva era recepita da tutti, anche dalla gente più semplice. Era un bellissimo momento in cui eravamo dei grandi musicalmente, proprio per questa ragione. Oggi purtroppo l'orecchio è atrofizzato, non credo ci sia più gente capace di capire al volo perché Tito Schipa è così immenso, così grande. Lo ascoltano e non si rendono conto di quello che sta succedendo mentre lo ascoltano, e abbiamo perso proprio la capacità di decifrare la qualità del canto. È terribile questo. Da che cosa può dipendere questo? Ah, santo Dio, è complessissimo quello che è successo da metà del secolo scorso, comunque da quando abbiamo rinnegato il melodramma, da quando abbiamo tradito la nostra tradizione dell'opera che ci aveva fatto grandi per secoli. Noi siamo andati giù una china, come dicono a Roma, insomma
ci siamo autodiseredati, abbiamo perso la cosa più bella che avevamo, sia come esecutori che come ascoltatori. Quindi abbiamo perso anche il rispetto da parte del resto del mondo, perché quello era la cosa importante che noi facevamo, le favole in musica. Non siamo più capaci, non ci interessano più, addirittura le odiamo. Non capisco perché, questo è, non puoi immaginare quanto è grave. Per l'italiano in generale, che non si rende conto che ha perso la cosa più bella che aveva per il suo godimento personale, poi non per cose culturali o intellettuali, ma proprio per stare bene. Che meraviglia le favole in musica. Esatto. Sono meravigliose. Ho richiesto la canzone che vorrei far ascoltare di tuo papà. Io direi di ascoltarla. Veramente, vai. Allora, con Vivere dal grande Tito Schipa. Buon ascolto a tutti e tra pochissimo torneremo noi. Buon ascolto. Se sai guardare oltre, sai anche sentire oltre. Oltre tutto radio. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. E l'ha maciurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore. Sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitarti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul terzo atto scende giù la tela, finalmente torna la realtà e la sua commedia dell'amor in una farsa trasformata sarà. Di nostalgia, io non ho più rancore e ringrazio chi me l'ha portata via. Ridere sempre così giocondo, ridere per le follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più. Ascoltare questa canzone, come ho detto prima, mi ricorda moltissimo i miei, la cantavano sempre per casa, quindi sono emozioni indelebili, emozioni che si rinnovano tra l'altro, e comunque è una canzone che ha un significato davvero intenso, davvero bello. Beh, è stata in testa alla hit parade del 1937, ancora non si chiamava così, ma a botteghino, diciamo, è stata la canzone numero uno per mesi e mesi, anche nel resto del mondo, in gran parte del resto del mondo. Il film da cui era tratta, Vivere, è stato un campione di incassi a livello internazionale. Era il momento in cui mio padre era quasi più conosciuto in Italia come attore di musical che come tenore. Ci sono dei messaggi nella chat. Buonasera maestro Tito e naturalmente a tutti gli ascoltatori, quindi è Terry Melani che sta salutando tutti. E poi c'è l'artista contemporaneo Carmine Papa che dice: questa canzone è un'ode alla vita che si canta con il cuore. È vero maestro Carmine, è meravigliosa. Anche cattivella, diciamocelo, perché dice
sono contento di essere stato lasciato dalla mia donna, ringrazio che me l'ha portata via, adesso viva, viva la vita. E vabbè, ma non è mica cattiveria, probabilmente in alcuni casi è una realtà, una liberazione, e quindi torna a vivere. Ma sei coraggiosa, diciamo. Adesso sarebbe quasi normale, no? Però all'epoca no. Tito, allora, abbiamo parlato del grande, diciamo, Tito Schipa, ma qui abbiamo un altrettanto grande Tito Schipa Junior. È pesante portare il nome di una del tuo papà? Ma guarda, io non l'avrei mica scelto, se molti credono che io mi sia auto nominato Tito Schipa Junior, magari alzano anche un po' il sopracciglio su questa cosa, no? Invece non è così. Io mi chiamo Tito all'anagrafe, in realtà, mentre mio padre non era Tito all'anagrafe, era Raffaele, che in vecchese Tito vuol dire piccoletto. Chiamato così perché lui era uno spiccioletto, e qui, poi è rimasto questo nome come nome d'arte. Io invece sono Tito all'anagrafe, ma non solo, lui mi aveva proprio chiamato Tito Schipa Junior già sui documenti addirittura della mia prima infanzia, sui passaporti, già figuro così per sua volontà. Ecco, almeno posso dire che non è una cosa che mi sono autocostruita, è il mio nome così come l'ha voluto mio padre. Nel 1930 addirittura su Time Magazine, lui quando gli nasce la seconda figlia a Los Angeles dice: Tito Schipa Junior non è ancora nato. E poi l'ha fatto nascere. Poi ci ce l'ha fatta finalmente. Eh sì. Prima ti avevo chiesto come hai capito di avere questa grande dote. Guarda, questo è raccontato abbastanza bene nel libro che è uscito nell'estate scorsa, che tra l'altro è stato anche un premio Strega, era uno dei concorrenti al premio Strega. È un libro che ho scritto che è intitolato coi nomi, coi titoli dei miei primi due spettacoli, cioè Orfeo 9, l'opera rock, e Zen and Alley, che è l'esperimento precedente di opera rock fatto al Piper su musica di Bob Dylan, che di fatto è la prima opera rock di tutti i tempi. Sì, mi piacerebbe sapere qualcosa di questa opera rock. E comunque è lì che è nato tutto, perché questi progetti erano registici soprattutto in partenza, perché io nasco proprio come regista, la mia prima tendenza è cinema, il mio amore, il grande amore è il cinema. Comincio la mia carriera come assistente alla regia. La mia strada era quella. Poi quando ho deciso di fare quest'opera rock, questo esperimento di una roba che nessuno sapeva che volesse dire opera rock, cosa significa, allora avrei dovuto trovare qualcuno. Io la volevo solo dirigere, volevo che qualcuno la scrivesse come testo, che qualcuno la scrivesse come musica, ma non ci fu verso di trovare qualcuno in grado di seguire questo progetto, per cui io mi trovai forzatamente a scrivere il libretto e forzatamente addirittura a scrivere la musica. Non avevo mai composto una nota, ero uno che aveva studiato pianoforte come tutti i ragazzini di buona famiglia, insomma. Questo è il vero artista? Non lo so, può darsi. Come mai nessuno era in grado di farlo? Che dire, negli anni 60, alla fine degli anni 60, voglio scrivere un'opera con la musica rock, e tutti mi guardavano come se fossi assolutamente matto, era un concetto inesistente. Possiamo dire che l'ho inventato io, senza false modestie, lo sanno anche gli americani. No, ma è per questo che ho detto, ecco il vero artista. Sì, vedi, però uno non ci pensa neanche, lo fa per necessità certe volte. In questo caso è stata una sorta di una catena di necessità che mi hanno portato a fare una cosa di cui poi mi sono reso conto che ero in grado di fare, a posteriori, insomma, dopo. Senza preoccuparmi troppo che se fosse arte o no, se fosse, volevo soltanto che fosse una cosa bella, e forse l'arte è questo alla fine. L'arte è questa. Te richiede, prima evidenziavi che abbiamo perso orecchio nell'ascolto, anche le voci erano più aggraziate rispetto ad oggi, come a seguire i tempi, come immagini le voci del futuro? Tanto facciamo la differenza di genere oppure parliamo di voci in generale, perché ormai chiaramente si parla, le voci sono chiaramente distinte ancora oggi in voci leggere, quelle che io chiamo laiche, e poi le voci sacrali, che sono quelle invece impostate classicamente, no? Delle voci liriche, insomma. Il modo popolare di cantare è senz'altro sempre a grandi livelli, i grandi cantanti lì ci sono anche oggi, non c'è dubbio che ci sono. E il problema è nel bel canto, cioè nell'impostazione classica, che è quella poi che anche Broadway segue, attenzione, no? Guai a pensare che sia una cosa obsoleta o antica. Il canto lirico è stato
buggerato dagli urlatori, da questa moda dello strillo, da questo culto dell'acuto, del do di petto, che è la sola cosa che la gente pare voglia sentire oggi quando va all'opera. Questo ha massacrato tutto. Il canto lirico non era così, il bel canto era un canto impostato, classico, studiato, ma delicato e espressivo. E Schipa è il massimo livello, questo, come un maschio, diciamo, come cantante maschio, è stato il più grande da questo punto di vista, della delicatezza e della grazia. Quello è. Adesso forse si comincia a risentire qualche cosa, ma è tardi, perché la gente intanto ha perso interesse al genere. E quindi è un circolo chiuso, insomma, è strano, molto difficile. E che soprattutto si capivano le parole. Mio padre in questo era leggendario, no? Era la voce che. Dicevano che quando lui cantava i venditori di libretto stavano a casa. Ecco, infatti, perché si capivano le parole. Oggi è raro trovare un cantante lirico che ascoltandolo riesci a capire ciò che dice. Esatto, brava, questo è anche un altro grande problema. Quindi l'urlo da una parte, la non comprensione del testo, fino a poco tempo fa anche l'inadeguatezza scenica, adesso a quello stanno ponendo rimedio. Ma siamo sempre lì, finché il genere in sé ha perso richiesta, ha perso domanda, il problema resterà. Anche perché nessuno scrive più con quell'intenzione, nessuno tutto sommato scrive più opere. Se non noi che facciamo questi esperimenti da pazzi dell'opera rocca che ancora. Voglio dire, ancora non si può dire certo che abbia attecchito, insomma, se vai a guardare gli esperimenti restano, si contano due dita delle mani, insomma, gli ultimi decenni. Bisogna insistere su questo perché è un'innovazione. È vero che l'opera è un patrimonio italiano e quindi va rispettata, però è giusto anche che poi uno inventi qualcosa di nuovo, pur mantenendo una base, no? Che è quella appunto dell'opera. È anche base italiana, perché no? Sì. Io vorrei ascoltare e far ascoltare ora, visto che prima abbiamo parlato di amore, anche, che già poi la parola stessa arte è amore, quindi amore via zero. Ci dici qualcosa su questa? Allora, premessa è fra le 150 cose appunto che ho fatto nella vita, che continuo a fare, è quella della traduzione integrale ed esclusiva dell'opera di Bob Dylan. Bob Dylan è un artista che mi ha cambiato la vita, l'incontro non personale ma l'incontro artistico con questo incredibile autore, ma ha reso me quello che sono oggi, cioè una persona che ha creato una sintesi fra il nuovo e il vecchio tramite proprio l'esempio di questo straordinario narratore, appunto narratore di musica. Sono diventato il suo traduttore per l'Italia, sia in testo cartaceo sia in disco. Nelle 8 canzoni che ho registrato nel 1988, mi pare, con questo disco che si chiama Dylaniato, con la Y, c'è anche una canzone che ho tradotto in romanesco perché non c'era altro modo di rendere la leggerezza e la sintesi, diciamo, dell'inglese. I dialetti aiutano molto in questo. Quindi il mio dialetto adottivo è quello romano, e questa canzone che si chiama Love Minus Zero No Limit è diventata Amore via Zero Illimitato ed è romanesco ed è una bellissima ballata. La ascoltiamo subito, Amore via Zero da Tito Schipa Junior, eccola qui, buon ascolto. L'amore mio se tace te fa guerra de pace. Perché lei la verità, la gente se scappella, gli dice quanto sei bella, se un fiore ride lei così riderà, lo strambotto nulla comprerà, nel mondo a magazzino, orecchio a radio mattino. La gente sta il bollettino e se fa le sentenze che so guere per metà. Divorta cielo e terra, l'amore mio no, sussurra. Te dice vinci solo se perderai, ma per perdere tu non devi vincere mai. Lo spadaccino scilla, ma la mano
sincero e brilla. La cerimonia è per chi in groppa sta, ma anche il cruccio del pedone conterà. Statue di terracotta schiantano con una gran botta. L'amore mio più di tutti ne sa, e più di tanto non si sposterà. Già stento, dottore arranchi nel vento, ereditiera di sbanchi a mucchia, donazioni, obbligazioni, concessioni, confezioni e vento, e da sotto, e piove, piove a dirotto, sul mio terrazzo l'amore mio vola, come un corvo che ha spezzato un'ala. Sul mio terrazzo l'amore mio vola, come un corvo che ha spezzato davvero meravigliosa, mi piace moltissimo, complimenti, e complimenti anche per il romanesco, come si dice a Roma. Complimenti a Dylan anche, naturalmente, perché è un musicista molto, molto migliore di quello che la gente normalmente dice. Cosa dice la gente normalmente? Dice che lui è un poeta, però che come musicista è limitato, che come cantante è limitato, invece neanche, non è proprio vero. La sua apparente semplicità nasconde una sapienza anche musicale, una sensibilità e anche un'impostazione vocale, devo dire, particolare, tutta sua, ma perfetta. Non c'è niente da dire, è uno completo, totale. Completissimo. Anche in chat, dunque, ottimo il mix tra voce e musica, dice il maestro Papa. È vero. Cosa provi quando finisci un lavoro, quando prende forma, diciamo, l'ascolti o ricevi appunto gratificazioni? Ho la sensazione di non averlo fatto io, vuol dire che va bene. Cioè, a volte dici, ma è possibile che l'abbia fatto io, è questo? Esatto, è come se si fosse scritto da solo in qualche modo, è stranissima la sensazione. Sì, proprio così. Invece come ti nasce un'idea? E perché? Da che cosa è suscitata? Beh, molto spesso, quasi sempre, da insoddisfazioni o tensioni che riguardano la nostra vita di tutti i giorni, cioè cose. Sono uno da sempre attento a quello che succede, anche se ho una vita tutto sommato abbastanza isolata, se non nei rapporti professionali, diciamo, col pubblico, ma per quanto riguarda il privato sono abbastanza uno chiuso a casa, ecco. Però magari questo mi tengo in contatto con il resto del mondo e sono molto sensibile a tutto quello che riguarda le difficoltà di questa scimmia pazza che siamo noi, insomma, tutti i guai in cui si caccia. Allora ogni tanto mi viene da intervenire in qualche modo, insomma. Allora invece di scrivere un post su Facebook finisce che la butto verso una cosa creativa.
non fosse altro perché per forse rimane. Ci dici qualcosa di il primo triplo vinile? E quella è la versione rock del Non Può Pasquale di Donizetti, dell'opera di Donizetti, che è stato il primo triplo del rock italiano, del pop italiano. Quello è un altro capitolo ancora, questo in cui lì si trattava di prendere un capolavoro dell'opera buffa, cioè un musical dell'Ottocento di livelli stratosferici, tra l'altro divertentissimo, e rivestirlo di musica contemporanea, di arrangiamenti contemporanei, perché le musiche sono esattamente quelle di Donizetti sotto tutti i profili, però rivestite da quello che oggi chiamiamo arrangiamento più simile a un folk rock, diciamo. E anche questo tradotto tutto in romanesco, perché si sa che la storia di Don Pasquale è una storia che si svolge a Roma, è una storia di corna, è una farsa che è romana, divertentissima. Quindi questo esperimento funzionò e ci portò addirittura a Broadway, perché fummo gli unici italiani mai prodotti direttamente là, nato sul posto la versione americana di quest'opera. Che meraviglia! Che rapporto hai con Roma, a parte appunto il dialetto romanesco, con il Piper? Io con Roma non ho niente, perché sono figlio di un pugliese di origine albanese, di una piemontese di origine gitana, sono stato allevato in America, in Francia e in Piemonte da una tata fiorentina e da un sommergibilista napoletano, quindi come Roma proprio, però Roma è finita per essere la mia città di residenza e devo dire che la amo molto, è una città molto 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 bella, molto bella, cioè non è detto che qui si possa lavorare bene, non è detto che i rapporti siano l'ideale. È tutto molto difficile dal punto di vista professionale, però come città è una cosa, sono proprio innamorato. E Piper a quel tempo era il centro del filo rosso che legava Londra, la swinging London degli anni 60, esattamente con Trastevere. Cioè Trastevere e Londra erano gemellate in quel momento, lì nasce anche Orfeo Nove, nasce in questo contesto, anche questo è raccontato nel libro, in una Roma meravigliosa di quel momento, in cui proprio c'era un passaggio sotterraneo, diciamo, di feeling, di sensazioni, di cultura, di esperienze che ci legavano direttamente a Londra. È un momento meraviglioso. Tito, io vorrei ascoltare, visto che parliamo di città, Città Sognata, la ascoltiamo e poi ci dici qualcosa? Bene. Eccola qui e poi torniamo noi. Buon ascolto. Figuratevi una piazza con l'asfalto tutto crepe, dove inizia ormai la crescita. Lenta, lenta, di quei fiori di papavero, e il rosso, il verde, il grigio, vanno molto bene insieme. E poi quel condottiero sul cavallo nero, nero immobile. Ci sarà un motivo, ci sarà. Quante volte avrò incontrato, quante volte avrò ascoltato chi mi parla da un posto che non c'è. Thank you.
via, nudi, la paura ha messo tutti in libertà, e la città, tanto anche se muore non lo sa. La bomba è sempre là, chissà quando scoppierà. Veramente bella questa canzone, mi sembrava un po' di stare in un ambiente al teatro, ecco. Beh, è un'opera rock, quindi la sua dimensione naturale, quella è la scena, insomma, certamente. Tu l'hai inventata questa cosa? Noi siamo i primi in assoluto, lo sanno tutti, anche gli americani, ti dicevo. L'esperimento al Piper è del 67 e quindi è proprio è la prima in assoluto, però non è originale come musica perché ho usato musiche di Bob Dylan. Ma è del gennaio del 70, nel gennaio del 70 Tommy non aveva ancora debuttato, noi siamo stati circa 6-7 mesi prima di Tommy, degli U, quindi siamo stati i primi ad andare in scena con un'opera rock nel mondo, originale, assolutamente. Poi è venuto tutto il resto, comprese quelle di Lloyd Webber, compreso Jesus Christ Superstar, Evita. Sì, infatti, proprio ancora complimenti ovviamente. Mi piace chi inventa, mi piace chi azzarda, si può dire, perché non è facile. Anche se è uno sport dove arrivare primi non si vince niente. Beh, ma si vince con se stessi. Questo sì, certo. Assolutamente, che è, credo, una delle più belle vittorie, perché si è fieri di quello che si è fatto e che si fa. Questa cosa resterà, secondo me resterà. Per uno che fa il mio mestiere, sapere che una cosa resterà è la vera grande soddisfazione. Infatti è questo. Ci dici qualcosa allora sulla canzone che abbiamo appena ascoltato, Due voci? Questo è Edoardo Nevola, che faceva il ruolo del venditore del panettiere, diciamo, il vivandiere che portava il pane dalla città in questa comunità di hippie che invece vivevano in una chiesa su una collina in totale lontananza, diciamo, dalla civiltà. E lui è questo personaggio molto simpatico, che tra l'altro è bravissimo, forse il più bravo di tutti noi, che mi racconta di questa sua visione di una città come se la immagina lui, la città come dovrebbe essere, non com'è. Questo era il duetto che si chiama appunto La città sognata, ed è uno dei personaggi. Poi c'erano altri personaggi, di cui uno era Renato Zero, che faceva il pusher, il venditore di felicità, come detto. C'era Bill Conti, che dirigeva l'orchestra, che poi sarebbe andato a vincere l'Oscar dopo aver fatto questa cosa tornando in America. C'era Loredana Bertè, c'era Tullio De Pisco con la batteria per tutto il tempo, c'era Santino Rocchetti, Ronnie Jones, Penny Brown, Pistol Dane. C'era tutto il cast di Hair nella versione italiana, era traslocato in questa avventura. E poi è diventato un film che tra l'altro nel 2008 recentemente è stato anche l'episodio di chiusura della mostra di Venezia, della mostra cinematografica di Venezia. Grandissimi, beh, hai citato nomi importanti. Grandissimi talenti del momento, avevamo fatto un gruppo che purtroppo era nato troppo presto rispetto alla situazione, era un gruppo di persone che facevano meravigliosamente una cosa che in Italia non si faceva, questo è stato il problema. Ho capito bene, Ronnie Jones. Quello che poi è diventato un disc jockey famosissimo, aveva una parte in questa, cantava un blues alla fine dell'opera che è fatto benissimo, l'ha cantato meravigliosamente. E che è stato anche mio ospite su Scegliere, Scoprire, Sorprendere. Carmine Papa dice: Tito Schipa Junior, un artista che affonda le sue radici nella storia della buona musica, una persona che si esprime con onestà e qualità, un artista raro, complimenti. La stessa sensazione che ho avuto io. Grazie a tutti. Beh, è meraviglioso veramente su Oltre Tutto Radio avere degli artisti di questo calibro. Io mi emoziono sempre perché, no, ogni volta l'emozione si rinnova, ecco, perché amo l'arte, non amo le imitazioni, non amo, ecco, io purtroppo non amo le cover, quelle che imitano, che non sono poi
interpretate in modo diverso, no? Che magari non ci mettono del proprio. Non mi sono mai piaciute, perché abbiamo già una voce, anche se magari non sono più in vita, però l'abbiamo, e sarebbe bello, se uno le vuole interpretare, farle rivivere in modo diverso, ecco, come è successo con l'opera rock. Sbaglio? No, la superficialità è il grande problema in molte cose che succedono nel nostro lavoro, purtroppo. Io ho un paradosso che ripeto spesso, che il nostro mestiere si divide in due categorie sostanzialmente: quelli che ammazzerebbero la madre per ottenere successo, e poi c'è l'altra categoria che sono quelli che ammazzerebbero la madre per ottenere successo. Però fra le due c'è una differenza. La prima lo fa soltanto per vedere il proprio nome e la propria faccia in giro per il mondo, e la seconda, che è quella a cui mi onoro di appartenere, è quella che invece pensa soltanto al prodotto che fa. Della propria faccia, del proprio nome, del proprio narcisismo, del proprio esibizionismo non gliene può importare di meno, e lavora per il prodotto, per quello che ha fatto, per lo scopo che ha dato a quel prodotto. Questa è la grandissima differenza. Oggi purtroppo la prima categoria però stravince, sono quasi tutti così. I talent sono praticamente il trionfo di questo, cioè della superficialità e del narcisismo fine a se stesso. Purtroppo non soltanto i talent, anche molte radio che nascono così, come dire, insomma, vabbè, meglio non prenderlo questo discorso, perché arriveremo altrimenti a domani mattina e non va bene. Io voglio dedicare questo tempo all'arte vera, all'arte pura, all'arte bella, e quindi vorrei ascoltare ora Eccotela qui. L'ascoltiamo? Sempre da Orfeo 9, è il momento in cui Orfeo vede per la prima volta Euridice. Ascoltiamola. Se sai guardare oltre, sai anche sentire oltre. Oltre tutto radio. Non sarebbe bisogno di uno sfondo, ma così, due figure distese senza niente, magari uno sfondo celeste, basta, senza altre cose, così. Penso che questo sia tutto, potrebbe essere un cielo, potrebbe essere chissà un'acqua senza onde, no? Penso che sia cambiare. La nostra testa, molto difficile da raggiungere, una condizione della nostra mente, no? È qualche cosa che si desidera ma che non si raggiunge. E sapere chi si è e riuscire ad esserlo. È vana! C'è una sovrastruttura, il fatto di... Forse sono attimi. È la frazione di millesimi in cui... No, è forse. Paolo! Felicità è tutta altra cosa, no? Felicità è tutto, in che modo? Camminando, felicità è questa. Eccotela qui. I capelli su collo. Davanti agli occhi, senti che può aprire. Cuore in due.
poi tu sai, tu sei, sei qui. Ma dammi la tua vita, ho la testa piena di quel tuo colore. Prendimi, tienimi, io ho già dato tutta la mia vita, non mi va nemmeno di chiamarti amore. Sei proprio come la musica, senza di te non sarebbe più vita. Questa è musica che fa sognare, è musica che fa creare, e lo dice una che ho sempre detto che la musica è una delle mie massime muse ispiratrici, e sia in lavori complicati che meno, chiudendo gli occhi e ascoltando la musica sono nati, qualcuno ha detto dei capolavori, però grazie alla musica, insomma, e questa è musica che fa star davvero bene. Grazie. Ti dicevo che è il momento in cui Orfeo vede per la prima volta Euridice, preceduta da una serie di interviste che ho fatto per strada, l'avete sentite, no? Di persone interrogate semplicemente su che cos'è la felicità, e hanno dato delle risposte sorprendenti, le ho montate tutte nell'introduzione al pezzo e sono bellissime, soprattutto quella che poi è diventata leggendaria, di quello che risponde: felicità è sapere chi si è e riuscire ad essere. Devo dire che non so neanche più chi fosse questo ragazzo che mi ha detto sta cosa. Felicità è sapere chi si è e riuscire ad essere. Meravigliosa. È bellissima, infatti. Un'altra. Sì. Non sappiamo chi l'ha detto. È un anonimo, però la frase resta perché è profonda. Un'altra cosa che mi è capitato di leggere, una cosa anche molto che fa riflettere, una cosa che tu hai scritto, è che ne hai fatte tante, un percorso a volte frastagliato, lungo, hai fatto tante cose e non sempre tutte sono andate bene o non sono state capite, adesso non ricordo le parole esatte, ma mi colpì. Praticamente hai detto: però non accuso nessuno, è sempre dipeso tutto da me. Questa è una bellissima cosa. No, guai a dare la colpa agli altri, gli errori sono sempre soltanto tuoi, non... gli altri fanno il loro mestiere, ostacolano, ma è il loro mestiere, soprattutto in Italia. Se tu non riesci a girarli, se tu non riesci a importi, è una tua debolezza, una tua impreparazione. Gli errori in questo senso ne ho fatti tanti, soprattutto di rassegnazione ai no, cosa che è un mio difetto. Io non sono di quelli che dicono non accettiamo un no. Io di no ne ho accettati parecchi e ho fatto malissimo, malissimo. Sono stati dei miei errori, avrei dovuto essere più duro. E forse avrei dovuto credere ancora di più in me stesso di quanto non credessi, questo è
Lo so, ma è complicato, però non do la colpa certo a nessuno. Ti capisco perfettamente. Allora, il maestro Schipa è un marziano per l'orecchio moderno, questo abituato a sentire rumori metallici invece di garbati e morbidi suoni di note musicali intrecciati con quelle vocali che creano alte armonie. Beh, che bello, eh? Poi invece c'è una domanda, Terry. La prima opera rock, Orfeo 9, nasce da necessità, ha sottolineato prima Tito Schipa. La futura, o meglio, prossima opera rock, da cosa nasce? Sento un gatto che miaia. C'è una gattina che si chiama Shari. Quando vedete che io mi avvicino al microfono, che sto trasmettendo, canta, ecco, l'avete sentita tutti. Guarda, ce n'ho tre. Anche io tre, ho Indy, Sharina e Shari. Lei era Shari. Le prime due hanno quasi 18 anni e una purtroppo, guarda, non ne parlo altrimenti mi metto a piangere in diretta perché sta molto male. Io questi giorni, guarda, sto facendo iniezioni, io sto facendo. Vedi, ecco, io non vado dal medico per me, davvero, ma per loro, e purtroppo devo prendere una decisione, ma poi la vedo che mi viene vicino, mi fa le fusa e chiama anche perché si fanno capire, guarda, gli manca solo la parola, veramente, ma si fanno capire. E quindi, ma come si fa a prendere quella decisione? Io dico, io aspetto, se non mangerà più, sì, per forza, per non farla soffrire, ma così mi sembrerebbe di ucciderla, non ce la faccio, è più forte di me, è nata nelle mie mani, quindi, ecco, vedi, in questa diretta così spontanea, piena di arte, stiamo parlando anche di questi meravigliosi esseri che sono i gatti. Che ci hanno completamente soggiogato. Sono creature straordinarie, è vero. Il prossimo progetto nasce da, a parte che nasce molto tempo fa, perché addirittura precede Orfeo 9 come voglia, come desiderio, insomma, di farlo. Finalmente adesso sono riuscito a chiudere una scrittura, nel senso della composizione, voglio dire, non del contratto. Saremmo pronti con la prossima opera rock, che ha come sua ragione d'essere una volontà di unificazione, diciamo, una lancia spezzata per l'unificazione della sensibilità religiosa di tutto il mondo, con i superamenti di queste barriere allucinanti, antediluviane, fra un modo di intendere Dio e un altro, soltanto perché siamo a distanza di 200 km in linea d'aria, insomma, non esiste questo, chiaramente un gravissimo handicap per il pianeta e per l'umanità. E quindi sì, così, un invito a tentare di capire che stiamo parlando tutti della stessa cosa, sarebbe il caso di capirlo e di unificare, come del resto Papa Francesco, che poverino c'ha un bel coraggio, tra l'altro, diceva ieri, paragonando Francesco a Buddha, ha detto una cosa importantissima, insomma, e probabilmente la pagherà cara. Ma è la verità, insomma, cioè, le grandi spiritualità sono la stessa cosa. Il fatto che siano nati in quadranti diversi di un pianeta senza comunicazione, allora ha creato nomi diversi, riti diversi, ma l'idea è quella centrale. Cosa stiamo ancora a far finta che stiamo parlando di cose veramente diverse? Non è così. Ha coraggio e comunque ha ragione. Vediamo un po' anche questo. sì, vorrei ascoltare ora Non siate soli, l'ascoltiamo? Questa è una canzone regolare, diciamo, fa parte di un long playing di canzoni vere e proprie che non hanno niente a che vedere con l'opera rock, che fu pubblicato nel 73 in Italia. Bello anche il titolo. Tu sai che sono gli occhi del tuo cuore, sai che con due mani chiami l'acqua al viso, sai che di due te il tuo respiro, come ogni respiro ed ogni cuore, sai che son due vite a dare.
dare vita, solo due parole a dare gioia, così facile. Sono cento e cento i nomi, e ogni nome ha mille, mille volti, così facile. Ma non bella, ancora complimenti. Abbiamo in chat anche Svetlana da Rimini. Ciao Svetlana, benvenuta. Carmine dice: ecco perché è nata la musica, per non stare soli. Io vi sto per dare una bellissima notizia, perché visto che abbiamo ancora moltissimi brani da ascoltare ed è molto piacevole parlare con il maestro Tito Schipa Junior, lunedì sera alle ore 22 ci sarà la seconda parte. Siete contenti? Ecco, penso di sì. Purtroppo niente, dobbiamo salutarci, però ricordate, lunedì sera la seconda parte alle ore 22. Abbiamo anche tante altre cose da dire e canzoni da ascoltare. Tito, grazie mille. Grazie a voi.
torneremo in diretta lunedì sera alle ore 22 con Scegliere, Scoprire, Sorprendere con il maestro Tito Schipa Junior. Grazie, buona serata, buonanotte a tutti, ciao a tutti. Arrivederci allora, ciao. Arrivederci a lunedì sera, ciao, buonanotte.